Il Ragazzo morso dal ramarro di Caravaggio. Questo dipinto è un dipinto, ne esistono più copie, più versioni, ma è un dipinto particolare, strano, atipico. Andiamo a vedere cosa ci dice l'immagine attraverso il simbolo, attraverso la luce, attraverso la posa. Intanto subito guardiamo le mani. Le mani suggeriscono un qualcosa di abbastanza effeminato. Quindi è un ragazzino, è un ragazzo è giovane vestito, mezzo spogliato, quindi sempre la greca come ha sempre fatto Caravaggio nei suoi dipinti per i suoi committenti, che erano cardinali, che erano persone che facevano determinati rituali, e in questo dipinto si capisce nella simbologia. Intanto la luce proviene da dietro, sì, laterale, ma soprattutto illumina il dietro, quindi l'attenzione la porta su quell'area, su quel posto. E attenzione, guardate la posa della mano destra, che un, una posa chiara, inequivocabile, suggerisce qualcos'altro. È proprio quella dove viene morso dal ramarro. Ma chi è il ramarro? A parte che forse è una lucertola, ma sempre di un piccolo rettile si tratta, un piccolo sauro, un piccolo, un piccolo rettile che però è un piccolo drago. Quindi essere morsi dal drago, essere morsi dall'energia del drago, è un'iniziazione e probabilmente, anzi sicuramente, un'iniziazione di tipo sessuale. e presente, Avete presente il, lo stemma dei Visconti dove c'è il drago che mangia l'uomo. Il drago che mangia l'uomo è sempre l'energia sessuale che si nutre dell'uomo, che lo può divorare se non sublima e se non controlla questa cosa. E qui questo morso, questo morso sul dito suggerisce questo. E suggerisce anche chi è il committente per una stirpe, per una genealogia, un'origine. Ma questa sarà un'altra storia. E la simbologia ci dice, guardate, c'è questa rosa fresca sull'orecchio, bianca, che indica la purezza o la verginità. E poi c'è la brocca d'acqua, con l'acqua, con il simbolo che ha, eh, femminile, umido, mercuriale, ha questa... Fluidità, questa trasparenza, questa brocca, dove ci sono delle piante, quindi c'è quest'altra rosa, un po' più strapazzata di quella bianca, e la rosa ha un'altra simbologia molto chiara. Guardatela, non ci vuole molta fantasia. Quindi è un prima e un dopo, temporale: prima che succeda, e dopo quando è successo l'atto, con intorno dei gelsomini, e i gelsomini hanno quella simbologia, hanno, significano amore, passione parlano di quello, sono a cinque punte, sono a cinque petali, quindi suggeriscono la simbologia sempre quella di chi pratica questi rituali, cioè l'elite, un certo tipo di famiglia, una nobiltà nera, una, potremmo chiamarla, massoneria. Questi che fanno questo, magia, praticano la magia sexualis, normalmente, d'abitudine, in maniera conclamata. Quindi questo giovane ha questa posa. A questo spavento, a questa espressione e a questa simbologia. Oltre che la frutta, le ciliegie e tutto quello che c'è, forse c'è anche un fico, quindi la simbologia è, è al completo. La frutta, avete presente cogliere la prima mela di Branduardi? Suggerisce comunque la frutta, eh, quella cosa lì, quindi anche un, un appetito di quel genere. Quindi tutto parla di questo. Quindi al di là di dire che si è respirato. A... Al ragazzo morso dal granchio di Sofonis Banguissola è un po' riduttivo perché qui il messaggio è completamente diverso. Qui c'è un giovane che viene abusato, consenziente o meno, non sembra. Quindi, Caravaggio, in maniera molto particolare, ci parla di questo, ma ce ne parla spesso e andremo a vedere in altre storie. Cose ancora più inquietanti e interessanti. Andiamo avanti.